3 giorni per riflettere, parlare, fare musica all'insegna anche della musica multietnica, dell'incontro. Quindi anche in un momento come questo una bella iniziativa. Esatto, sì, siamo molto contenti che dalla Fondazione Guido d'Arezzo sia partito quest'idea di questo progetto che insieme all'Officina della Cultura e all'Orchestra Multietnica si sta concretizzando, quindi diciamo, ha avuto questo primo appuntamento di una serie di appuntamenti che poi via via vi aggiorneremo su quali saranno. E questo primo appuntamento sull'isopolifonia albanese insieme a Gramoz Burba, un esperto di isopolifonia. E cercheremo quest'estate di fare anche un concerto con lui. È un tema anche molto particolare perché obiettivamente non si conosce molto, quindi anche un modo per far conoscere proprio la polifonia albanese, le tradizioni musicali del paese delle Aquile. Assolutamente, guarda, l'isopolifonia è patrimonio culturale dell'UNESCO, quindi in realtà ha già un valore che l'UNESCO gli sta attribuendo, quindi il fatto di poterla far conoscere in Italia anche in prima persona è per noi ritengo una grande fortuna, ecco. Un buon bilancio dunque di questi 3 giorni. Assolutamente, sì, poi magari vedrete quest'estate il risultato di questi 3 giorni e noi piano piano poi ci rivedremo per cercare di curare un po' i dettagli perché comunque l'isopolifonia, anche se d'impatto sembra una cosa molto semplice, tra virgolette, poi è piena di sfumature, piena di dettagli che è difficile anche poi rendere, quindi ci sarà da lavorare tanto in realtà.